Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. È quasi ottobre, mancano pochissimi giorni per ottobre, qui nella stanza si muore ancora dal Caldo. caldo, sta facendo si schiatta letteralmente. Direi di provare un bel po' di novità, proprio tutte indicate per una merenda, ma molto di più per una colazione, sono tutti prodotti dolci. Sì, infatti per Quindi iniziamo mio dal più dispiacere. semplice, vai. Kellogg's. Barretta, mandorle e cioccolato. Questa è uscita nella box, nella degusta box Di di settembre. settembre. Mamma mia, con questa maglietta accollata sto morendo. Mamma mia, non si può proprio stare. Fa vedere il Oh, pecco. excuse me. Bello, è questo color beigiolino. Cosa è successo? Ah no, basta. Ok, si presenta così la barretta da 32 grammi. Eccola qua. È di cioccolato. Secondo me è buona. Questa mi piacerà. Si presenta proprio bene, bene, Prego. Caramello anche, anche avena. bene. Senta, che buona di quella. Penso se fosse stata ancora più crunchy. No. Cioccolato fondente. Benissimo. La goduria. Buonissima. Non me l'aspettavo, lo sai, va bene, una cosa semplice. Di avena, mandorle e arachidi con cioccolato. Buono. Segnatemeli. Buonissimo. Questa segnatevela perché è buonissima. Questa la voglio riprendere. Direi di andare con una bella novità che Bauli al pistacchio. Li ho trovati da Lidl e sapete che ci sono tante persone che mi consigliano i prodotti, in particolare un ragazzo, ti saluto. Ha detto che in passato erano usciti questi cornetti, però la farcitura. Infatti c'è scritto più 50% di farcitura. Infatti, la farcitura era completamente diversa, cioè mi ha mandato proprio le foto. Se riesco a trovarle, ve le metto perché stanno in chat, mi manda 50.000 foto al giorno perché sta facendo solo novità. È assurdo nell'ultimo periodo quante novità le aziende stanno facendo uscire. Io Comunque, voglio trovare gli indirini, eh. dobbiamo trovarli. Comunque la farcitura era così tanto poca 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 poca, un colore proprio verde sbiadito, proprio, si vedeva proprio chimico. Invece mi ha mandato la foto ed è super super farcito, quindi mi ha incuriosito ancora di più. Dobbiamo provarli. Bauli crema di pistacchio. Sarà il primo cornetto al pistacchio, che è veramente un cornetto al pistacchio. Cioè veramente mi fai Lo panettone, spero. Bauli, non mi puoi toppare sul cornetto, dai. Ma no, è crema! Sta da Mamma pistacchio! mia, subito mi rivendo una mazza. Mamma mia! Già si vede che è più chiasso. L'acquolina. Allora, io non sono una fan del Madò, pistacchio. senti! Siete pronti? Cioè, guardate qua. Cioè, Kiwi, il mio incubo. sicuramente rispetto agli altri pistacchi che abbiamo provato. Anzi, possono proprio mangiare. Io li ho mangiati il giorno dopo. Madonna, mentre i tutorial, tutto il pistacchio da dietro, sono stata un'ora per togliere tutta la farcitura. Non riuscivo proprio a mangiare. Questi invece sì, tranquillamente. Però sento di più l'impasto. Però Diciamo che
Tra quello e il pistacchio che ci sono in commercio. No, no, si salvano. Anche se io, Paoli, così al miele. Buonissimi, i miei preferiti. Però sono buoni. Sono buoni. Però ovviamente non si sente questo pistacchio. Però la crema è molto bella. Cioè preferisco sentire una crema dolce, ma non quella crema chimica. Perché ragazzi, senta le creme chimiche, insomma, lo vogliamo mangiare. Vedi, ecco la novità che ho provato. Forse l'offerta, proprio a dire, voglio prendermi... Ma prendo quelle al miele. Sì. O miele o nocciola. Nocciola non l'ho mai provata. Ma non le hai mai provati? No, le devo prendere. Non le hai mai provati? Va bene. Oro. Oro sai, va le frolle con panna fresca. Vabbè, questi saranno molto semplici. Però almeno adesso c'è cacao, c'è la frutta del mondo. Perché c'è anche cacao. Mm-hmm. Me l'ha detto che questo è un diciamo semplice perché è classico, però dicono che è buono come biscotto. L'odore. Non vedo una stupidaggine, ma allora sai, è la prima volta che fa biscotti, sì, proprio così. Rotondi, tipo. Sì, proprio a biscotto. Sai che sembrano quei biscotti? Fanno mangiare intero. Divido. Divido? Quindi mangiare il tuo mangio. Ma sai che sembra quei biscotti della confezione di latta? Cioè guarda, quelli al burro. Molto croccante. Non è insulso. Cioè, ha un sapore. Ha un sapore. Buono. Questo nel latte. Un po' di sale. Senti il sale. È proprio che il biscotto è proprio compatto, bello. Poi nella botte piccola si sente il vino buono. Non scontato. Cioè non... Dobbiamo prendere la cavola. Buono. Buono. Perché è bello, sento pure questa punta di sale. A me piace questo tocco. Buono. Mi ricordo, eravamo tipo verso Roma. Mi ricordo. Vabbè. Avemus Ringo Caramel Twist. Cioè, quando ho letto caramello e sale, ho detto. Ok. Ma già questo pack un po' invernale. Mettici un pomino di pan di zenzero. È fatto. Autunnale. Sì. No, no. Capito che hai detto che hai fatto. Sei libera di fare tutto ciò che vuoi. Ce ne sono 6 dentro. 30 così? Ah, più sottile. Esatto, ce ne sono solo 3. Io mi sono proprio... Caramello. Cioè, ragazzi, cioè, che carino. La bellezza di questo. Cioè, proprio come sulla confezione. Infatti. Una testa o ce lo sbaglio? Una testa. Tanto ormai qua si sente quel sale. Allora sono molto più sottili e molto più piccoli. Ma dentro c'è una crema, c'è vaniglia. Forse vaniglia mischiato col caramello salato. Non è neanche caramello, credo. Vai. Molto dolce. Molto dolce, non so se mi piace o no. Posso dire una cosa? Posso dirla? Si caramello sente? Macchiato. Bravo. Starbucks. Starbucks. Si sente un po' il caramello? Sopra. Un po'. No, nel senso si sente solo, ho sbagliato, si sente solo il caramello, cioè non sente il sale. Però si sente, mi sento proprio i granelli di sale. Io no. Io mo l'ho chiappato. Mo sì, a me mo mi arriva il salato. Mo lo sento il salato. No, 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 mangialo tutto. Cioè io sento tipo, non so se è caramello. Però la nota salata si sente. Ok, mo sì.
Molto salata si sente. Allora. Il caramello un po'. No, ma proprio sta un po' di. Allora. Non è male. Perché alla fine si rispecchia il gusto, c'è scritto caramello salato, si sente tutto. Ma non mi viene quel fatto di dire, ma no, che buono, me lo voglio andare no, a ricomprare. No, perché è troppo dolce, secondo me. Cioè, questa nota di caramello si sente troppo, è troppo stucchevole. È troppo forte. Sapore. Giallo, sembra un profumo, cioè sembra tipo... Già l'odore è forte. Però è sfizioso, dai. Cioè, tipo, se dovessi acquistarlo, oddio, madonna mia, che buono, che... No. A parte che noi non siamo delle gran fan dei Lingo, in generale, non li abbiamo mangiati spesso nella nostra infanzia. Mangiavo la cosa dentro, la crema dentro. Però alla fine ci sta. Non è una novità che mi fa dire, oh mio Dio, dovevo provarla, no, perché l'ho scoperto. Però è fedele, cioè, nel senso, caramello, sale. Ho visto alcuni pezzi assurdi. Si sente. Chiudiamo in bellezza con un'altra... novità per noi, perché sì, è novità. No, non è proprio novità. Arrivata, non riesco a parlare. Arrivata direttamente dalla Degusta Box del mese di settembre, direttamente dalla France. Ma perché non riesco a parlare? Perché siamo parlando stamattina per altre cose. Pain au chocolat. A me viene in mente una sola influencer, Chiara Facchetti. Questo riscaldato, pure di lei. Oppure di Lady C. B. Stefani. Abbiamo provato Gia Cornetti, è un marchio che veramente ha una qualità elevata, cioè proprio si sente proprio la differenza del prodotto, enorme. Noi uno ce lo mangiamo così, poi domani ce lo riscaldiamo, perché ovviamente voi lo prendete dalla bustina e ve lo portate in borsa, non è che avete il microonde o il fornetto con voi. L'unica cosa che potete farlo è metterlo un po' al sole. Poi dentro l'odore da fuori. Sembra un panettone, cioè è enorme, però lo sai, qui da noi non si usa tanto nei bar trovarlo, no. Vabbè, alla fine l'impasto del cornetto, tutta la cioccolata mi ha mandato. Vuoi fare cambio? Sì. Raga, è così. Mi sono riscaldata. Da qua, questo si scende tutto. Anche se dovessi scegliere cornetto vuoto di questo, qua si sente un po'... È confezionato. Però questo secondo me è riscaldato. Però buono. Prova di mangiare un panettone. Infatti. Buono. Questo domani mattina è riscaldato nel no, frigorifero. Sì, sono di qualità. Buono. C'è andato di lusso. Ok, vado a prendere la bevanda. Ultima, anche questa arrivata con la Degusta Box di settembre. Santal Pesca Mango Mix. Vediamo. Io non sono una fanda, però. Sono una fanta. Una fan. Sei una fanta? L'odore è quello come, cioè, come mi ricordavo. Quindi novità di che? Spero che non c'è la polpa, no? Bevi un attimo per piacere. È un succo? Però. Non è cambiato niente. Mi sono messa l'acqua a ridere. Prima era più corpo, era più sano, più... Prima era pesca. Che cos'è quest'acqua? Acqua, veramente. Ma questo è un testolito gusto di ferro, no? Di ferro, tipo di... No, ma non mi dire che l'hanno formulato così. Quindi il vecchio che era proprio quel bel succo a pesca. Ricordi, mamma mia, i bicchieroni. Ma scherziamo. Che è acqua? No, ma lascia dietro gusto metallico. No, si fa sulla me. Ma no, perché tu senti a sé la pesca, il mango? Io sento proprio questo annacquamento. Ma che è?
Anacquato. L'abbiamo agitato prima. Ma io pure prima ci ho fatto così. Prima era più buono. Più su, cioè, era più liquido. Questo para pulp, però ha meno sapore. Non l'ho capito questo concetto. Ma poi è come se ci fosse proprio l'acqua. Cioè, proprio... Non ti dà quel bel sapore di pesca o di mango, no, di succo proprio. Proprio una cosa... Non lo so. Va bene. Va bene. Ci ha lasciato un po' interdetto questo succo. Quindi nulla, fateci sapere se voi avete provato qualcosa, cosa ne pensate, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!